Oggi, 17 aprile, è il terzo giorno di combattimenti in Sudan, a Khartoum e in alcuni stati del Sudan, tra cui interessati soprattutto quelli dell'Ovest. Noi qua di Emergency stiamo continuando a lavorare con attività ridotte. Abbiamo la clinica di Maio a sud di Khartoum che è sempre chiusa perché non riusciamo ad accedervi e l'ospedale di cardiochirurgia Salam Center sta continuando a lavorare in maniera ridotta. Stiamo finendo di operare gli ultimi casi più urgenti e nei prossimi giorni purtroppo finiremo le piastrine, quindi non saremo più in grado di operare. Se questa situazione non si riprenderà in fretta, continueremo a seguire i nostri pazienti, ma gli interventi non saranno più possibili. La situazione a Port Sudan, Red Sea State, a est, è più tranquilla, mentre a Niala, la capitale del Sud Darfur, la situazione è molto complessa e ci sono scontri quotidiani e continui. La nostra clinica rimane aperta ricevendo pochi pazienti perché le persone non riescono a spostarsi per via dei conflitti.